come ultima cosa, allora Marco ti chiederei di darci questi tre consigli. Secondo te un imprenditore che oggi parte, magari in Italia o qua, deve avere in testa, che tu avresti voluto avere magari quando hai fatto le valigie e hai preso il volo per San Francisco? Allora, il mio primo consiglio penso che sia quello di stare molto attenti a non giocare il gioco del fundraising, no? In Italia ho incontrato molti imprenditori che spendono molto tempo nel fare fundraising o andare a competitions oppure parlare con investitori eccetera, invece di fare il prodotto. L'investimento deve essere una conseguenza di un buon prodotto. Bisogna lavorare 24 ore su 24 sul prodotto e poi dedicare un mese, due mesi per fare fundraising, prendere i soldi e continuare a lavorare sul prodotto. Non si può essere in una fase di fundraising costante. Sei qua a fare un prodotto, non sei qua a fare fundraising. Il secondo consiglio che vorrei dare, soprattutto se non si ha una base economica e si viene qua, all'inizio è difficile, no? Però uno, insomma, deve essere sveglio, deve essere smart e non si deve piangere addosso sostanzialmente. Quindi bisogna, no? Alla fine è un gioco, no? E un gioco ha delle difficoltà che bisogna sapere affrontare. Quindi di non scoraggiarsi e continuare ad andare sempre dritti. Cioè, pensa, noi siamo arrivati al punto di mandare email a gente sconosciuta per farci ospitare, che non c'avevamo più una idea. Però da lì poi abbiamo chiuso il nostro round di investimento. Quindi il prendere un rischio può anche avere un grande reward. Quindi bisogna sempre mai stare fermi, ma sempre muoversi e buttarsi nelle cose. Questo è un altro consiglio che vorrei dare. Il terzo è un consiglio un po' tecnico. È anche un consiglio un po' tecnico, nel senso che le idee sono in continua evoluzione. Quindi uno deve essere molto smart e capire come adattare l'idea man mano che si ricevono feedback da parte dei customer, da parte degli utenti, eccetera. Non, bisogna chiaramente essere innamorati di quello che si fa e dell'idea che si fa, ma non innamorati al punto tale da ostacolare ogni cambiamento. Quindi il mercato cambia, i consumatori cambiano e anche il prodotto deve evolversi.